Gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con TG Bergamo Primo Piano. Questa sera parliamo dell'occupazione nel mondo dell'aeronautica. Lo facciamo in compagnia del colonnello Vanni Scacco. Buonasera, colonnello, e Buonasera a grazie lei. per essere qui. Allora, Grazie il 16 aprile si terrà un incontro per far conoscere appunto le possibilità lavorative nel settore. Ce ne vuol parlare? Diciamo, l'idea è nata da una semplice considerazione che come orientamento professionale per gli studenti che finiscono la scuola media superiore, normalmente la facoltà universitaria, altre scuole, le aziende fanno i cosiddetti open day. L'unico settore dove questo non avviene è il mondo aeronautico. Il mondo aeronautico è un mondo da scoprire perché in realtà tutti quanti noi conosciamo il pilota, vediamo la torre che è l'infrastruttura più alta dell'aeroporto, quindi ci colpisce, vediamo il meteorologo perché tutte le sere ci fanno vedere i meteorologi e pensiamo che il mondo aeronautico sia finito lì. In realtà ci sono tante figure professionali che non soltanto sono utili, ma più delle volte sono indispensabili. Per cui andava, secondo me, colmata questa lacuna fornendo ai nostri giovanotti. E giovanotte ovviamente, perché è aperto anche alle signorine, ovviamente, questo mondo, fornendo loro tutte le informazioni necessarie, specialmente in un periodo come questo, che trovare lavoro non è molto facile, per avere una gamma di scelta per il proprio futuro molto più ampia di quanto non sia non conoscendo questo mondo. Le posso fare un esempio, per esempio, noi stessi, io le dico la parola rampista, e sembra, diciamo, che è uno che si arrampica, no, il rampista non è nient'altro che quel signore, chiamiamolo così, con la figura professionale che è sotto l'aeroplano, che si occupa del rifornimento, si occupa del centraggio del velivolo, cioè di tenerlo caricato in maniera tale che sia equilibrato e che quindi carico, scarico bagagli, uscita e entrata dei passeggeri, rifornimento. Ed è l'unica persona che può dire al pilota puoi chiudere l'aeroplano e puoi partire. Il pilota può essere il mago più bravo pilota del mondo, ma se questo signore non gli dice puoi partire, questo non parte. Quindi è un ruolo di grande responsabilità. Responsabilità, indubbiamente sì. Ma anche, vedi, neanche nelle figure che noi conosciamo, l'assistente di volo, le cosiddette hostess per esempio, cioè chi sono le hostess? Quelle che portano il caffè. In realtà è l'ultimo compito che hanno, perché queste signorine, con i signori anche assistenti di volo, fanno un corso della durata normalmente che può essere anche fino a 2 anni. Ed è un corso che non so quante persone riescono a finire poi perché è molto difficoltoso. E sono quelli che in caso di qualsiasi situazione di anormalità sono quelli che si occupano di passeggeri, perché il comandante, cioè l'equipaggio di condotta, quello cosiddetto equipaggio che è davanti in cabina, non si occupa di quello che succede alle loro spalle, hanno il problema della gestione dell'aeroplano e quindi ci vuole dietro. Quindi per dire, sono tutte delle figure che non sono conosciute perché un giovanotto che fa geometra, ragioniere, liceo scientifico, non ha la conoscenza di tutte queste altre possibilità che non conosce, quindi Non le non si prende rientra neanche in in considerazione, considerazione. non lo conosce. Questo incontro vuole essere qualcosa. L'idea è nata in questa maniera qui e abbiamo invitato l'ENAV, che è l'Ente Nazionale Assistenza al Volo, ci ha dato il suo patrocinio, manderà un funzionario dell'Academy di Forlì. Ci sarà un colonnello dell'aeronautica, che è il responsabile delle comunicazioni esterne, così i rapporti con il pubblico dell'aeronautica militare, quindi dallo Stato Maggiore di Roma. E c'è una scuola di formazione per quanto riguarda manutentori, perché anche il manutentore È è fondamentale. fondamentale. Se non firma il libretto, l'aeroplano non va in volo. Quindi, non so se lei ha mai visto i film di caccia militari, da una parte c'è il nome del pilota, dall'altra c'è un altro nome. L'altro nome è il capo equipaggio, che se non firma lui il pilota non va. Quindi tanto per dire come funziona. Quindi tutti i ruoli di E quindi, fondamentale importanza nel settore esatto. E poi aeronautico. c'è anche un'altra azienda, la Cantorair, che è tra l'altro bergamasca, questa scuola per piloti di linea, che è di recente costituzione di un paio d'anni e che già si è sviluppata in maniera significativa. E che insieme agli altri illustreranno non già l'offerta commerciale, questo non è un evento commerciale, è un evento, diciamo, informativo, per cui non diranno io formo piloti, oggi come oggi la carriera di pilota, che opportunità mi dà, che possibilità di carriera mi dà, qual è lo sviluppo di carriera e dove devo andare per fare il pilota, lo posso fare in Italia, eccetera. Lei consideri che il traffico aereo è in evoluzione, poi magari più avanti ne parleremo, e quindi in questo contesto tutte queste figure professionali possono trovare, ripeto, specie in un periodo dove i giovani oggi hanno grosse difficoltà. Certamente non si può pretendere di fare questi mestieri auri al serio, chiaramente, ma la casa è dove si va a lavorare e lo sviluppo maggiore si ha nei paesi in via di sviluppo, anche nel Nord Africa, nel Medio Oriente.
in Arabia, cioè sono tutti posti dove c'è chiaramente, ma lì ci si fanno le ossa per poi eventualmente provare a ritornare in questa, rimpatriare. Come aveva detto lei, giustamente mi ha anticipato, il trasporto aereo ha un aumento medio annuale del 5%. Sì, la media mondiale è questa. Quindi qui, un'occupazione davvero consistente in tempi di crisi come questi. Certamente, lei consideri, io ricordo che quando è stata fatta la Malpensa, i primi tempi, io andavo lì, guarda che veramente hanno fatto questa cattedrale nel deserto, perché adesso se le ci va, si sgomita lì dentro, e quello fa capire, ogni sera lo stesso, se lei fa dalle partenze agli arrivi, durante tutta la giornata, non è che ha tutto il corridoio libero, anzi è tutt'altro, cioè perché c'è gente che viaggia, quindi sta a significare che il trasporto aereo e ha comunque un'implementazione. Lo stesso Bergamo l'anno scorso ha avuto un'implementazione addirittura del 5,6% dei movimenti giornalieri, cioè movimenti si intendono atterraggi e decolli. La somma di questi movimenti nell'arco dell'anno è implementata al 5%, 5,6% esattamente. Quindi sono tutte cose queste che vanno considerate. E questa, diciamo, informazione secondo me era doverosa dalle regioni, perché non era come se io dicessi tu puoi scegliere soltanto queste cose, queste qui non te le faccio neanche vedere. Quindi l'incontro è dedicato ai giovani. È stato adottato, cioè siamo condiviso dal provveditorato degli studi qui di Bergamo, che ha mandato questa stessa locandina che lei ha fatto vedere a tutte le scuole di Bergamo e provincia. Quindi noi ci aspettiamo martedì un bel po' di giovani che vengono qui per prendere queste informazioni. Non è un evento commerciale. Chiaramente il feedback che possono avere queste aziende che partecipano a questa, come dire, a questo incontro, è chiaro che possono avere un feedback commerciale, perché se io scelgo di fare manutentore, lì c'è un'azienda che fa già forma manutentori, l'informazione le prendo da loro. Ma chi fa questa presentazione di manutentori non dovrà dire iscrivetevi da me, dovrà semplicemente informare e divulgare quelli che sono proprio gli impieghi, i profili di addestrativi, quanto tempo ci vuole, quanto costa, come si arriva, quello che bisogna fare, tutti i riconoscimenti. Allora, quindi invitiamo i giovani telespettatori di Video Bergamo a partecipare a questo importante incontro che, ricordiamo, sarà il 16 aprile alle 15 presso la Sala Galmozzi in via Tasso. Grazie mille, colonnello, grazie per essere stato qui questa sera. Gentile anche lei. Ringraziamo anche i telespettatori di Video Bergamo per averci seguito. Io vi auguro una buona serata.